È in collegamento con noi da Acque Dolci, in provincia di Messina, di questo comitato, Antonio Giuseppe Valetti. Un applauso. Grazie, un saluto a tutti. Ciao, benvenuto. Il tuo corto è sicuramente originalissimo, insomma, la sua realizzazione, con la struttura, tra l'altro, del film e il film, perché infatti prima c'è questo TG che è quello di Bissame e del suo regista scomparso, e poi appunto parte il film. L'idea di un telegiornale che contenesse il messaggio e lo proponesse attraverso la formula dell'edizione straordinaria mi è stata suggerita dalla vicenda che nel 2006 ha visto protagonista il mio primo cortometraggio, Bissame, la cui pubblicazione è stata preclusa dal diniego, peraltro immotivato, da parte di una tra le più potenti case discografiche americane, della concessione del diritto di sincronizzazione di un brano musicale utilizzato per la colonna sonora. Tale congiuntura, tra l'altro avvilente, poiché non supportata da alcuna motivazione legittima, da un lato mi ha costretto a ritirare l'opera da concorsi e rassegne, ma d'altro canto ha costituito il substrato concettuale alla base di Torna Bissame. Torna Bissame che quindi ritengo si possa considerare, si debba considerare più che una prosecuzione del primo corto, una conseguenza naturale, direi addirittura necessaria di Bissame. Da qui la formula del telegiornale, l'idea dell'edizione straordinaria che presentasse questo contenuto, questo messaggio messo al bando proprio perché è scandaloso e pericoloso per le masse. Come ha l'idea di far interpretare dei giocattoli e dei pupazzi questa tipica situazione? Lei, lui e l'altro. Le motivazioni sono senz'altro molteplici. Innanzitutto parto dall'osservazione di ciò che mi circonda, e in questo senso la mia casa è tutt'oggi colma delle tracce del mio passato, così come pure dei giocattoli che ho posseduto da bambino e che ancora oggi mi circondano. Poi il fatto indubitabile di essere io profondamente legato alla cultura degli anni 70 ha determinato la scelta definitiva di quegli attori piuttosto che di altri. Ma alla fine, adesso, gli esseri umani ad essere i veri pupazzi, oppure giocare ad essere più vivi di noi? Ritengo che la lettura di Torna Bissame sia squisitamente soggettiva, tanto con riguardo al messaggio conduttore immediatamente apprensibile, quanto e soprattutto in riferimento a quella varietà di messaggi subliminali di cui l'opera è portatrice. Certo, può essere pericoloso per noi ritenere di incarnare sempre e comunque incondizionatamente il cliché del burattinaio, perdendo quindi di vista quel valore assoluto che mi auguro non sia mai perduto, il valore dell'umiltà. Nel tuo corto c'è una critica, se vogliamo, allo spettacolo. Forse ci vuol dire che magari sotto i riflettori ci sono facce di plastica. Non escludo che questa possa essere una delle possibili letture di cui è suscettibile Torna Bissame, anche se in fase di scrittura del soggetto non ci ho pensato. Di certo vi è che sono molto lontano dalla televisione, dai suoi attuali contenuti, appunto da dedicarle pochissimo del mio tempo. Con l'avvertenza doverosa che qualora si sappia scegliere con scrupolo, anche la televisione attuale è in grado di fornirci prodotti apprezzabili dal punto di vista dello spessore contenutistico. Comunque, ammettendo una generalizzazione, personalmente preferisco la televisione di qualche anno fa. Tu sei anche uno degli autori delle musiche di questo cortometraggio. Ne puoi parlare? In effetti, io sono l'autore di uno dei temi musicali di Torna Bissame. La colonna sonora è stata realizzata da Gaetano Di Giorgio, con il quale collaboro ormai da tempo. In corso d'opera ci siamo accorti che si andava instaurando un legame sempre più profondo tra la tessitura musicale e l'intreccio narrativo. Infatti, la musica di Gaetano Di Giorgio si è rivelata una scelta estremamente felice, poiché ha consentito facili identificazioni con immagini ora poetiche, ora deliranti e vertiginose. Non da ultimo, doveroso sottolineare l'ottima consulenza musicale fornita da Marisa Mangano e dallo stesso Gaetano Di Giorgio, fondamentali nella delicata fase di post-produzione di Torna Bissame. Progetti Al di là dei progetti di più ampio respiro, di più lungo periodo, quale ad esempio la trasposizione cinematografica del mio racconto Puff e l'onomatopea,
storia di un uomo che disparve, tratto dalla mitologia, sali in macchina a dirmi 20 cose brevi, edita dal Progetto Cultura di Roma. La Psycholand sta attualmente lavorando ad un nuovo progetto di più immediata realizzazione, infatti le riprese inizieranno già in primavera. È nato da un'idea di Gaetano Di Giorgio, ma per quanti intendessero già da adesso gustarne un'anticipazione, un assaggio, il promo del film è online da qualche giorno su antoniogiuseppevalenti.it. Grazie e bocca al lupo all'attorio Giuseppe Valenti.